facciamo così, proviamo, vediamo una cosa facile, è facile, lo possiamo fare tutti, giusto per sì, fare un po' di bordello, diciamo, così che fare. Papà Pipe, papà Pipe. Bravissimi, bravissimi, sembra di stare sull'autobus per la castagnata, al ritorno, quando sono tutti in gaina. Per esempio, sai se Barbara è arrivata? Non so. Scusa, non ho capito, dov'è l'ora blu? E allora, vedere che da che parte arrivi, a me è venuto a prendere l'altra, non lo so. Che cos'è l'entropia? Ma che cacchio ne so! Chi mi ha pisciato sulle ortensie? No, scusate, che stasera doveva venire un mio amico che suona la tromba. Solo che all'ultimo mi fa, guarda che non posso. E dico, avvisa prima, no? Io so che non so. Al mondo del cabaret milanese, Iannacci, Conchi Renato, Gaber, Walter Valdi, tutto quel mondo lì. E loro spesso facevano queste canzoni un po' non senso, no? Non si capiva bene il testo. Questa è una di quelle, però l'ho fatta io. Vorrei abitare in un posto dove si sente i cinquant'anni e le sirene udir tra le piante, e poi magari ve ne una che s'apparta a disegnare i rigori sulla carta, e qualcheduna vi sa che vuol l'amore, che come noto è meglio del dottore. Mi scusi dottore, pensa che una pastiglia possa aiutarmi? Una no, però se ne prende 18 si leva il pensiero. Giusto. Devo entrare in un argomento dal quale nessun cabarettista, nessun cantautore, nessun artista, insomma, può prescindere, cioè l'argomento dell'amore. Ma che entusiasmo che c'è questo. A volte le coppie si separano, perché si separano? Perché l'uomo e la donna hanno un modo di comunicare, diciamo così, diverso, cioè è come il cane e il gatto muove la coda quando è incazzato, il cane quando è felice. Su questi equivoci a volte si basa la comunicazione uomo-donna. Allora, cioè, perché questo succede anche? Perché il maschio non dice le due parole fondamentali dell'amore, che sono? Ti amo. Ti amo, meno male, un uomo che ha detto ti amo. Perché di solito questa cosa rispondono sempre le donne, le due parole dicono l'uomo dove capita, poi magari prendono un monolocale, vanno a vivere insieme, poi il bilocale, poi nasce il primo figlio, il secondo figlio, il terzo figlio, dopo 30 anni avevi detto che mi amavi, o solo ho detto quella volta che ero Pluto, ho coraggio di dire che non era vero. Vabbè, ma allora mi costringi, provo a spremere le meningi, a reagire, a gridare qualche frase d'amore. Allora mi costringi a dirtelo, mi costringi a dirti che io ti... Mi costringi a dirti che io ti... Mi costringe a dirti che ti... cosa che ti... Com'è Walter? L'hai detto, lo dici? È una canzone che parla di un argomento strano, parla di cose strane, non si capiscono bene, e fa così. Io non capisco la gente che non ci piacciono i cauti. Ah no, sa nessuno. Bisogna andare molto cauti. Perché? Donne, quando un uomo vi chiede la risposta giusta da dare è: amore, non ho parlato, guarda pure la TV. Alcune risposte sbagliate alla domanda tra gli amanti che hai avuto quale posto mi metti sono: sesto. Guarda che sesto è brutta la risposta. Cioè non sei nemmeno tra i primi tre, cazzo, sei nemmeno sul podio. Una settimana con la carbonella dell'Ikea, no? È pronto, un attimo che sto ancora facendo il fuoco, lui no. Due merde di capra secca, un focherello così, un pesce appena scottato, con un po' di sale portato in tenda così, e poi facevano l'amore tutta la notte. È chiaro che lei non l'ha dimenticato. Ma tu vedrai, fai l'amore tra gli amanti che hai avuto. Ma vai a cagare, vabbè. Voi donne avete questa cosa qua che venite da noi uomini a chiedere: ma tu mi ami? Ma perché voi lo chiedete sempre per prima, ma anche noi potremmo venire da voi e chiedere: ma io ti amo?
questa mi sembra una battuta bellissima, ma mi rendo conto che è amara, è un po' amara, è un po' amara. Tristezza gli ha due passi ed accarezza e ride. Lei. Sigaretta. Caffè. Macchina. Traffico. Sigaretta. Traffico. Sigaretta. Dai, 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 madonna, 3 ore per fare una curva. Madonna, più c'hanno le macchine grosse, più sono lenti. E niente, niente, sigaretta, dai, sigaretta. Rosso, fermi, verde, avanti. Rosso, fermi, verde, radio. Clic, questa sera, all'ora blu, Flavio Pirini. Sigaretta, lavoro, sigaretta, lavoro. Pausa caffè, sigaretta, dal lavoro, arrivo dal lavoro. C'ho un lavoro, c'ho un contrattone, 2 settimane filate, poi mi licenziano e mi riassumono. Vabbè, flessibilità, flessibilità, devi essere moderno, devi essere flessibile. C'è lavoro, lavori, non c'è lavoro, vai via, poi torni, c'è lavoro, lavori, non c'è lavoro, vai. Flessibile. Oggi 6 mesi che non lavoro, un anno che non mi innamoro. Aspetto un po' di decoro. Ricordi Serumi e i Pillitteri. Erano anni in cui li mettevano in galera, non come adesso che li mandano ai servizi sociali. Quei muri alti, quei de San Vitù. E dai, brigadiere, non piaga, uffa pena anche lui. Anche quelli sui spalti, grazie, che ci fate voi.